Dunque, lei è stato citato soprattutto per riferire in merito a determinate circostanze, a sua volta riferite dal Lizio qui presente, il quale ha appunto dichiarato alla Corte, ha fatto presente alla Corte che nel periodo in cui lei è rimasto, era detenuto assieme a Lizio nel carcere di Trani, mi pare soprattutto, discutendo della situazione politica generale, dell'ambiente così, diciamo nel lato senso di destra, eccetera, si era venuti a parlare anche del Maggi. E in riferimento al Maggi lei avrebbe appunto riferito a determinate cose, ecco. In particolare che appunto Maggi apparteneva al gruppo veneto, adesso qui vediamo ordine nuovo o meno, comunque a un gruppo di estrema destra veneto, che avrebbe avuto, che sarebbe stato il Maggi a tenere certi contatti anche col gruppo romano, che in particolare, questa è una circostanza che Lizio riferisce proprio come detta da lei, sarebbe stato noto che il Maggi sarebbe stato l'ideologo un po' di un certo tipo di stragismo, ecco, nel senso di che sarebbe stato opportuno compiere determinati attentati per provocare appunto in Italia uno stato di tensione, così, che avrebbe poi portato, reso favorevole un qualche golpe. Lizio ha detto, certo, queste cose poi non è che si siano realizzate, che io sappia poi che il Maggi, comunque insomma questa era la collocazione politica e le idee politiche che il Maggi avrebbe manifestato e che il Lizio dice io ho appreso dal Freda. Se voglio riferire un po' innanzitutto se questa detenzione comune intanto c'è stata nel carcere di Trani, mi pare che abbia detto che è stata nella stessa cella anche con... Dunque, messo al corrente, sono i capi delle dichiarazioni che ha reso il Lizio, secondo le quali appunto Freda avrebbe reso determinate dichiarazioni riguardanti il Maggi. Ecco, lei ci vuole un po' allora riferire di questa situazione. Innanzitutto partiamo da un dato di fatto di base. È vero che c'era stata questa comunanza, diciamo, di detenzione nel carcere di Trani e... Mentre io ero imputato avanti alla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, sì, durante le more processuali. Presidente, bisognerebbe Dunque, dice Freda, durante le more, lei intanto stia pure seduto, durante le more del procedimento d'appello? Davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, io fui ristretto nel carcere di Trani. E ogni giorno durante la mia permanenza venivo invitato da Concutelli ed ero ospite nella cella di Concutelli. E durante il giorno e durante la mia permanenza di giorno ero invitato nella cella di Concutelli. C'era questo scambio della cella, sì, cella, allora era consentita di Concutelli. Quindi sovente ai pranzi partecipava anche Lizio. Era scelta mia. Spesso, dunque, qualche volta, perché lei invitava, diciamo, anche a colazione il... Io ero stato destinato a una cella singola, sì, mentre nella cella di Concutelli c'era Lizio, c'erano altri ristretti. E lei quindi si recava nella cella di Concutelli? Mi recavo nella cella di Concutelli a pranzo, e sovente, quasi spesso, mi recavo a passeggio durante le ore d'aria con Concutelli. Dunque, spesso mi recavo, ero ospite quasi nella cella di Concutelli, col quale spesso facevo colazione in cella. Certo. E in quella cella era ristretto anche Lizio, c'era assieme a Concutelli, oppure Lizio dov'era, in quale cella era? Mentre ero io, quando Lizio era a Trani, era ristretto nella stessa cella di Concutelli. Durante la mia permanenza a Trani, Lizio era ristretto nella cella con Concutelli e quindi era presente a queste, anche a una qualche colazione che lei faceva con Concutelli, certo, eccetera, poteva certo essere che fosse presente, almeno la presenza fisica dello Lizio c'era, e quindi era presente anche Lizio, cioè la presenza fisica del Lizio c'era, certo, perché non mi rivolgevo, chiedo scusa signore, sì, io non intendo subire interferenze da parte di questi individui, siamo due grandezze omogenee, tra virgolette, perciò. Allora, vuole così. E in questi incontri, in questi colloqui che lei aveva con Concutelli, analizzavate un po' la situazione che si era venuta a creare, avevate modo di parlare, di riferire appunto? Beh, a volte i discorsi cadevano o si elevavano anche al dominio politico,
o delle esperienze singole. Qualche volta dei commensali toccavano anche argomenti di ordine politico, diciamo. Anche, sottolineo anche, questo anche perché non era la preoccupazione del detenuto, il quale è costretto a rimanere in carcere, anche, sì. Non deve pensare ossessivamente alle ragioni per cui è in carcere. Cioè, molte volte i discorsi erano frivoli, erano discorsi culturali generici. Anche argomenti di ordine politico. In occasione di queste discussioni, comunque di questo cambio di vedute su argomenti di ordine politico, siete mai lei e Concutelli sono mai venuti a parlare anche di Maggi? Qualche riferimento al Maggi che ci sia stato? Io escludo precisamente che un discorso coerente abbia avuto come oggetto il dottor Maggi. E naturalmente faccio anche appello a qualche graffito che può essere rimasto nella mia memoria, ma soprattutto il motivo era il seguente. Io conobbi il dottor Maggi quando entravo all'Università di Padova al primo anno, mentre il dottor Maggi stava per laurearsi. Allora io ero iscritto al movimento sociale ed ero nella compagine universitaria di questo movimento, il cosiddetto FUA allora, mentre il dottor Maggi già faceva capo al Centro Studi Ordine Nuovo. Rividi il dottor Maggi perché fu invitato a una sua colazione per la laurea. Poi lo rividi nel 1970, quindi dagli anni 63-64 si arriva all'anno 1970, quando mi pare il Centro Studi Ordine Nuovo si reinserì nel movimento sociale. Non ci furono collegamenti Maggi, politici tra me e il dottor Maggi. Preciso innanzitutto che io lo avevo conosciuto ai tempi dell'università, insomma, certo. Ai tempi dell'università negli anni 1962, 61. Primi anni 60. Sì, certo. E poi non lo avevo più rivisto sino all'anno 1970, dopo che il Centro Studi Ordine Nuovo si reinserì nel movimento sociale. Dopo il rientro del Centro Studi Ordine Nuovo nel movimento sociale. E io diedi alcune volte la mia cooperazione partecipando ad alcune conferenze da me tenute nell'ambito di un tentativo di rettificazione ideologico-dottrinaria che allora il Centro Studi pareva si proponesse all'interno, sempre all'interno del movimento sociale, sì. Ed io ebbi modo di rincontrarlo in occasione di mie, cosa possiamo mettere, conferenze tenute, sì. Sempre nell'ambito, all'interno del movimento sociale, dirette a rettificare, come dicevi, quale sì, la linea politica la linea del movimento sociale, del movimento sociale. Quella... quello doveva essere l'obiettivo per cui il Centro Studi Ordine Nuovo si reinserì nell'ambito del movimento sociale. Dirette a ratificare la linea politica del movimento sociale, che era stato poi uno degli scopi, è vero, che aveva determinato il rientro, sì, di questa frazione. Movimento stesso, di parte, perché non tutti quelli del, esatto, Centro Studi erano rientrati. Vero? Invece Concutelli, che faceva capo al movimento politico Ordine Nuovo e quindi aveva tenuto le distanze da questo tentativo di rettificazione, non poteva avere rapporti con Maggi, che invece faceva capo all'ala. Concutelli invece non aveva condiviso l'iniziativa di Rauti, possiamo dire, no? Che sì, era quella di rientro, sì, nel, esatto, movimento, sì, sociale, e quindi non poteva condividere anche che cosa, la posizione del Maggi stesso, che invece era rientrato. Quindi non c'erano elementi che potevano suscitare interesse né da parte mia, che avevo mantenuto dei rapporti soltanto personali. Rividi dopo il 1970 il dottor Maggi solo nel 1977, quando mi recai perché escusso come testimone davanti al giudice istruttore di Venezia. Quindi né da parte mia né Concutelli c'erano così elementi che dovessero di interesse. Il dottor Maggi non suscitava né il mio né credo l'interesse di Concutelli. Non suscitava né l'interesse mio né del Concutelli. Dunque, ho tre repliche da fare praticamente. Una a... no, io chiedo scusa, sì, no, io vengo escusso come teste. Come non... teste, sì, come... no, certo, ma anche se può essere messo a confronto. No, io il confronto lo considero degradante. Ma lei lo rifiuta. Sì, 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 sì. A questo punto rifiuto
il confronto con Izzo. Comunque, vuole motivare le ragioni? Sì, ho già motivato. Considero degradante, siamo due grandezze eterogenee. Siamo due grandezze eterogenee e considero degradante confrontarmi con lui. Quando le ho salvato la vita non la pensava così, comunque. Dall'Izzo? In che occasione avrebbe salvato la vita? Dunque, vabbè, questo non è un confronto, dopo. Dunque, allora dico quello che intendevo dire, questi tre punti che intendevo chiarire, e chiarirò anche questo. Comunque sarà lei che se vuole accomodarsi, perché se non ritiene di... Il, a questo punto Lizzo intende chiarire, precisare i seguenti punti. Io volevo vedere delle domande. Sì, siccome, allora, prego. Dunque, il Freda praticamente sta, diciamo, stravolgendo quella che era la realtà di Trani. Innanzitutto, cioè, posso dire che senza timore di essere smentito che i rapporti erano migliori fra me e Freda che fra Freda e Concutelli. Tengo a precisare e a rilevare che i rapporti tra me e Freda erano migliori dei rapporti di tra Freda e Concutelli, indubbiamente. A questo proposito, proprio in occasione del trasferimento in infermeria del Freda, il Freda, regalandomi un libro con un biglietto, mi disse poi a voce che io in quel momento, il 2 agosto, non ero presente in carcere di Trani perché ero stato trasferito a Roma per un processino, mi disse che se ci fossi stato tu non sarebbe avvenuto tutto questo, che l'avessero messo isolato. E infatti c'era un problema, cioè che esistevano dei detenuti comuni che ce l'avevano non tanto con Freda quanto con Giannettini, in quanto consideravano agente di polizia, dei servizi segreti, queste cose qui. E in più occasioni io sono intervenuto e ho anche messo il peso, diciamo, del fatto, ma non il peso in quanto ero mica nembo kid, il fatto che ero un ragazzo di 20 anni con l'ergastolo, perciò, diciamo, all'interno del carcere con un minimo di peso, purtroppo, perché il carcere funzionano queste cose. Anche in maniera abbastanza pesante, cioè ho messo in chiaro che se fosse successo qualcosa a Freda era come se fosse successa qualcosa a me, cosa che Concutelli al contrario non fece, anzi Concutelli disse va bene, può darsi che è uno stragista, può darsi che... Tanto è vero che quando Freda fu sfregiato nel carcere di Novara, Concutelli era presente. Detto questo, comunque, che mi sembra veramente, era solo per chiarire, perché mi sembra quasi a livello di pettegolezzo chiarire questo, penso sia più importante invece chiarire un altro paio di circostanze. Cioè, innanzitutto... E al riguardo preciso che fui io a far presente ai detenuti comuni che se fosse successo qualcosa a Freda avrebbero dovuto Freda, considerare come se l'avrei considerato come una cosa fatta a me. Esatto. Vorrei come chiarire se la cosa fosse stata fatta a me. Poi, il secondo punto che reputo più importante è questo, cioè nella ricostruzione storica dei rapporti ordine nuovo, movimento sociale, eccetera, cioè questa è la classica ricostruzione ufficiale. Comunque lei conferma quello che ha dichiarato? Sì, confermo assolutamente. Confermo per il resto integralmente quello che ho già dichiarato alla Corte. Ecco, la costruzione che ha fatto, diciamo, di ordine nuovo rientrato, ordine nuovo riuscito, i suoi rapporti, in realtà non corrispondono alla verità. Anzi, a questo proposito, io ci darei anche a dire una cosa, anche se Freda non ha voluto. Secondo me le persone con gli anni possono cambiare anche le loro posizioni, cioè se nel 70 erano golpisti, può darsi che oggi la pensano diversamente. Però io trovo veramente ingiusto e trovo poco sincero, proprio anche nei confronti proprio della parte politica a cui Freda suppone di appartenere, il falsificare, cioè, il proprio passato, cioè, perché una chiarezza può essere fatta solo qualora uno non falsifica il proprio passato. Cioè, io non, a volte mi trovo in questi processi che sembra che ero l'unico, per esempio, che era colpista negli anni 70, insomma, e questo mi sembra un po' una forzatura, voglio dire, classica. Un'altra cosa che vorrei dire è che è vero che parlavamo anche di argomenti frivoli, per esempio il dottor Freda raccontava così un episodio che lui davanti alle corte d'assise era abituato a stare in piedi perché così pensava di intimidire, che creava un certo stato di soggezione nei confronti della giuria popolare, argomenti così, voglio dire, di tipo frivolo. Però è anche vero che parlavamo non solo di cose politiche, anzi invito il Freda per esempio a chiarire quali erano i suoi rapporti col pregiudicato Fiorenzo Trincanato,
Trattasi di un pregiudicato che era libero, imputato di sequestri, con uno che era Trani, no, che non era Trani, era libero, era fuori, ed era in cella con il suo imputato di sequestro insieme col Triccanale, era Alberto Antonelli, grande amico di Freda lì a Trani, che veniva spesso a pranzo con noi. E questo Trincanato è quello che è stato poi trovato allo scaricatore, al canale dello scaricatore, insieme con Valerio Fioravanti. Io so benissimo che i rapporti con Fioravanti li ha avuti grazie al Freda, cioè il Freda l'ha mandato da Facchini. Posso riferire a un'altra circostanza, cioè che Trincanato, imputato di Alberto Antonelli, che mangiava con noi in cella a Trani, coimputato sì, con Alberto Antonelli, che mangiava detenuto pure a Trani, detenuto per sequestri e rapine. Antonelli. Il Trincanato era uscito per una falsa malattia, con la sospensione pena, era latitante in quel periodo, l'Antonelli aveva rapporti con questo Trincanato, il Freda lo mise in contatto, disse va bene, non ti preoccupare, lo sistema io, Trincanato, lo mise in contatto con Facchini. Poi Chi è che ha messo in contatto? Freda mise in contatto, Freda e Concutelli misero in contatto il Trincanato col Facchini. Ecco che il Trincanato quindi fu messo in contatto con Facchini da Freda e Concutelli, proprio nel periodo che eravamo a Trani. Proprio nel periodo in cui eravamo tutti a Trani. E in effetti c'è una prova schiacciante, nel senso che questo Trincanato, che non aveva nessun rapporto con fascisti, poi è stato ritrovato negli anni Ottanta al canale dello scaricatore, diciamo, è stato imputato e condannato a Padova per... In effetti successivamente poi il Trincanato risultò imputato nell'omicidio, vero? Nell'omicidio dei due carabinieri. Due carabinieri di Padova. Ecco, cioè voglio dire, questo è per dare un quadro, mi sembra più vero di quello che avviene tra... Ecco, questo è tutto. Vabbè, allora... Scusi, abbiamo detto che Trincanato ha messo in contatto con Fioravanti tramite Facchini da Freda. Da Freda, sì. Preciso, a meglio, preciso che il Trincanato fu messo in contatto con Fioravanti, con Valerio Fioravanti. Con Valerio Fioravanti, tramite Facchini da Freda. La dimostrazione è che c'era Alberto Antonelli, imputato del Trincanato, che mangiava con noi in questi famosi pranzi spesso nella cella a Trani, se il nostro Trincanato dove è uscito fuori. Vabbè, mi pare che il confronto non il Freda si rifiuta davvero del confronto e quindi non è il caso di metterli in un confronto.